Un investimento di 1.200.000 euro a tanto ammonta l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che assieme al sindaco Enrico Rossi e al completo benestare dell'amministrazione comunale di Cartoceto realizzerà una nuova scuola per l'infanzia nei pressi della frazione di Lucrezia e che con 4 sezioni potrà accogliere ben 120 bambini. Il neo sindaco Rossi ha subito evidenziato come questa nuova scuola, provvista anche di un'ampia area per la mensa, va a inserirsi nel pieno contesto residenziale in una zona costeggiante la dismessa ferrovia metaurense e di rimpetto al palazzetto dello sport. Il presidente della fondazione, l'ingegner Fabio Tombari, ha ricordato che opere così contribuiscono anche a far fronte all'esigenza occupazionale, fornendo lavoro a un settore, quello dell'edilizia, tra i maggiormente colpiti dalla crisi. I lavori già appaltati inizieranno sin dal prossimo novembre per vedersi conclusi entro la fine del 2015. L'architetto Massimo Amadei, coordinatore del gruppo di progettazione architettonica, impiantistica e strutturale, ha descritto nel dettaglio la struttura, evidenziando come questa sarà costruita con materiali pregiati e resistenti, in modo da assicurare ridotti i costi di manutenzione. Tutto su un unico piano, l'edificio si sviluppa attorno a un asse centrale, ha specificato Amadei. Riscaldamento pavimento tramite l'impiego di pompe di calore, alimentato da una cospicua dotazione di pannelli fotovoltaici, così come il livello energetico complessivo, che è approssimabile alla classe A. In tutto questo, grande importanza ha rivestito, durante l'intera fase di progettazione, la collaborazione con amministrazione e tecnici esperti nel settore educativo.